Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: il motivo per cui Pio e Amedeo non si separano mai è commovente e svela un legame profondo che va oltre il palcoscenico. L'irresistibile duo comico pugliese, conosciuto e amato in tutta Italia, nasconde un'amicizia sincera e autentica che ha radici fin dall'infanzia. Nati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro nel mese di agosto, sembra quasi che il destino abbia deciso di unire questi due talenti per creare una perfetta alchimia comica. Come si sono conosciuti Pio e Amedeo? Un'amicizia che dura da anni. Cresciuti insieme nel quartiere di Foggia, Pio e Amedeo condividevano già da piccoli la passione per il divertimento e le risate. Giocavano insieme a pallone per le strade del loro quartiere, all'insaputa del fatto che un giorno avrebbero fatto ridere milioni di spettatori in tutta Italia. L'amicizia tra i due è cresciuta insieme a loro, diventando sempre più forte e solida, e quando hanno iniziato a lavorare come animatori nei villaggi turistici, hanno scoperto di avere una grande chimica anche sul palcoscenico. Il loro cammino artistico li ha portati a fare la loro prima apparizione sulle emittenti regionali pugliesi, ma è stato solo l'inizio di un'ascesa vertiginosa nel mondo dello spettacolo. Nel 2011 hanno fatto il loro debutto su Rai, ma è stato solo nel 2012 che sono diventati inviati comici de Le Iene su Mediaset. Da lì in poi, il loro successo è stato inarrestabile. Il punto di svolta è arrivato nel 2016 con il programma Emigratis, che ha spopolato tra il pubblico e ha ricevuto consensi unanimi. Da allora, il loro talento comico ha continuato a brillare, portandoli sul palco del Festival di Sanremo nel 2019, dove hanno fatto scintille con i loro sketch esilaranti. Negli anni successivi, hanno conquistato il pubblico di Amici, con le loro esibizioni divertenti e stravaganti. Nel 2021, Pio e Amedeo hanno preso in mano le redini del loro programma Felicissima Sera, su Canale 5, dimostrando ancora una volta la loro versatilità e capacità di intrattenere il pubblico in modi sempre nuovi e originali. Nel 2022, sono tornati con Emigratis, la resa dei conti, un'ulteriore dimostrazione del loro talento nel far ridere e divertire il pubblico. Quello che rende speciale Pio e Amedeo è il loro modo di vedere la comicità come un mezzo per portare gioia e leggerezza nella vita delle persone. La loro propensione a ironizzare su tutto e a non prendersi troppo sul serio li ha resi degli interpreti della comicità No Limits, contro il politically correct a tutti i costi. La loro domanda: dove finiremo se ci tolgono anche una risata? È un messaggio profondo che riflette il potere dell'umorismo nel momento storico in cui viviamo. Pio e Amedeo rappresentano un esempio di autentica amicizia e passione per il divertimento, e il loro legame va oltre le risate che regalano al loro pubblico. La loro storia è un'ode alla gioia di vivere e al potere delle risate, che possono essere un rimedio per i momenti difficili della vita. Con il loro talento comico, Pio e Amedeo continuano a portare allegria e spensieratezza in ogni angolo d'Italia, conquistando il cuore di chiunque li incontri. Pio e Amedeo hanno dimostrato di essere più di semplici comici, sono diventati degli ambassador dell'ironia e della spensieratezza. Oltre al successo televisivo, sono molto attivi sui social media, dove condividono momenti di vita quotidiana e sketch comici che riscuotono sempre grande successo. La loro simpatia e umiltà li hanno resi particolarmente amati dal pubblico di tutte le età. Nonostante la fama,
rimangono sempre fedeli alle loro origini e non perdono occasione per incontrare e ringraziare i fan che li sostengono. Tio e Amedeo rappresentano l'autenticità e la freschezza che la televisione italiana ama. E il loro futuro nel mondo dello spettacolo è sicuramente promettente. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.